Risale a quasi 30 giorni fa la consegna ufficiale dei lavori pubblici per la sistemazione del tratto franato di via per Camporreale, chiusa al transito da ormai 20 mesi. Lavori che però ancora concretamente non sono stati avviati. Il progetto per l'opera di consolidamento di questa strada, per un importo complessivo di 900.000 euro finanziati dal commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della regione siciliana e sotto il coordinamento tecnico del Genio Civile di Trapani, come già noto, è stato appaltato al consorzio stabile Vitruvio di Gioiosa Marea. Ascoltiamo che cosa ha detto a riguardo oggi il vice sindaco di Alcamo, Vittorio Ferro. Relativamente alla via per Camporreale, diciamo questo ritardo è stato dovuto alle verifiche che l'ufficio ha dovuto fare sui noli dei mezzi che la ditta ha chiesto di poter fare. So che sono state già fatte le comunicazioni da parte della ditta per l'avvio e mi risulta che la prossima settimana, o comunque si stanno organizzando per essere sui luoghi la prossima settimana.